Ciao a tutti, mi chiamo Caterina Romano e sono l'autrice di questi video. Sono anch'io un'ex studentessa dell'Educandato, ho frequentato in particolare il liceo classico europeo. Ciao a tutti, sono Beatrice e mi sono diplomata nel 2017 dal Liceo Classico Europeo del Setti Carraro di Milano. Io sono Benedetta Morbelli, mi sono diplomata dal Liceo Classico Europeo della Setti Carraro nel 2018 e al momento sto frequentando il mio terzo anno di giurisprudenza all'Università Cattolica. Ciao a tutti, mi chiamo Sofia e mi sono diplomata nel 2017 al Liceo Classico Europeo. Ciao ragazzi e salve genitori, innanzitutto mi presento, io mi chiamo Beatrice e sono un'ex studentessa del Liceo Classico Europeo Setti Carraro. Sono Iose Fianafalco e ho finito di studiare al Liceo Classico Europeo pochissimi mesi fa. Ho fatto la maturità a giugno del 2020. Ciao a tutti, mi chiamo Andrei e ho fatto il Liceo Classico Europeo alla Setti Carraro. Sicuramente è un percorso impegnativo, che però col famoso senno di poi sceglierei ancora ed ancora. Inoltre, ho appreso un metodo di studio. Ho imparato a immagazzinare tantissime informazioni in breve tempo, a studiare tanto e anche a mantenere la concentrazione durante la giornata per tantissime ore. Ciao, mi chiamo Giulia. Ho scelto di fare il classico europeo perché speravo mi avrebbe dato una marcia in più. E ho scelto questa scuola per molte ragioni. Prima di tutto il fatto che mi sembrasse l'unica scuola in grado di unire lo studio del passato, quindi la cultura classica, allo studio del futuro, quindi le lingue, il diritto e l'economia. Sono molto fiera di poter dire di essere un'ex studentessa di questo istituto, che mi ha formato sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista accademico. E ho incontrato davvero professori illuminati, direi, che sono riusciti a non guardarmi come un numero, ma a tirare fuori il potenziale che potevo avere, che sicuramente io non capivo a 13 anni. Scelto il liceo classico europeo che mi ha dato la possibilità di conoscere vari ambiti, da quello scientifico a quello classico, da quello linguistico a quello giuridico. Così ho potuto imparare varie lingue come il greco, il latino, il francese e l'inglese, ma anche conoscere le loro culture. Penso che questa scuola mi abbia dato non solo un grande bagaglio culturale che adesso mi porto dietro, che mi permette di capire la matematica di economia politica e il latino a diritto romano, ma anche tante esperienze che come persona mi hanno resa più consapevole di quello che c'è nel mondo e più in grado di comprenderlo. Oltre a farmi crescere, diciamo, professionalmente, questa scuola mi ha fatto crescere come persona. La Benedetta che è entrata in quella scuola 5 anni fa, un po' di più adesso, comunque era una persona molto timida che non credeva assolutamente di avere del potenziale, ma proprio invece grazie a questa scuola che ti obbliga a metterti in gioco, ad oggi sono una persona tenace che è la prima a mettersi in gioco in nuovi progetti e posso dire di non avere paura di sbagliare. Sì, perché l'europeo alla fine è un po' come una famiglia. Certo, 8 ore al giorno in classe sono tosti, però quelle 8 ore ti permettono di creare un legame così forte con quelle persone che stanno con te in classe che non te lo perderai mai, anche magari con quelle persone meno simpatiche. E non solo con loro, però, ma anche con i professori, perché sì, perché i professori per noi non furono soltanto professori. Ma furono molto di più, furono traghettatori, furono persone che ci trasportarono nel nostro sviluppo culturale fino a quello che siamo ora in realtà. Io personalmente sono riuscita a combinare liceo e anche sport al pomeriggio e ovviamente ho dovuto studiare qualche volta la sera, ma diciamo che ne sono contenta. L'europeo è un indirizzo molto particolare che richiede sicuramente un impegno diverso da tanti altri percorsi. Ma tutto questo viene ripagato da infinite possibilità che vengono offerte ad ogni studente, con attività, progetti che puntano al futuro di ognuno di noi.